Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, luglio 1922. Trovandomi nel solito mio stato, il mio dolce Gesù mi ha trasportata fuori di me stessa, fin nel seno dell'Eterno. Ma mentre nuotavo in quel seno, senza saper dire ciò che provavo e comprendevo perché mi mancano i vocaboli per esprimere, il mio sempre amabile Gesù mi ha detto: Figlia diletta della nostra volontà, ti ho portata nel seno della nostra divinità finché il tuo volere si stenda maggiormente nel nostro e prenda parte al nostro modo di agire. La nostra divinità è portata naturalmente alla generazione, non fa altro che generare continuamente e tutte le cose da noi create portano con sé la virtù di generare. Il sole genera la luce in ogni occhio umano, in ogni opera e passo. Pare che si moltiplica per ciascun uomo, per ciascuna pianta e per ciascun punto della terra. Se non avesse la virtù, il connesso col suo creatore generatore, mai il sole potrebbe dare luce a tutti ed essere per ciascuno a sua disposizione. Il fiore genera l'altro fiore tutto simile a lui, il seme genera l'altro seme, l'uomo genera l'altro uomo. Sicché tutte le cose portano con sé la virtù del loro creatore di generare. Sicché siamo portati tanto naturalmente a generare ed a riprodurre da noi esseri simili a noi. Perciò ti ho chiamato nel nostro seno, affinché vivendo con noi il tuo volere, diffondendosi nel nostro, si allarghi. Genera insieme con noi santità, luce, amore, moltiplicandosi insieme con noi in tutti, generi negli altri ciò che ha ricevuto da noi. È l'unica nostra volontà che ci resta al riguardo della creazione, che la nostra volontà agisca nella creatura come agisce in noi.
il nostro amore vuole sprigionare dal nostro seno la nostra volontà per deporla nella creatura, ma va cercando chi ne è disposta, chi la conosca ed apprezzi, e genera in lei ciò che genera in noi. Ecco perciò tante grazie, tante manifestazioni sulla mia volontà. È la santità del mio volere che lo esige, che prima di essere deposta nell'anima sia conosciuta, amata e riverita, e che possa svolgere in essa tutta la sua virtù e potenza, sia corteggiata dalle nostre stesse grazie, sicché tutto ciò che faccio a te non è altro che corredare ed ornare la dimora alla mia volontà. Perciò sii attenta, qui nel nostro seno imparerai meglio i nostri modi e riceverai tutte le prerogative che convengono ai disegni che abbiamo formato su di te. Bene, anche oggi il Signore ci porta bene dentro la sua divina volontà, donandoci la grazia di poter riflettere su alcuni aspetti particolari di esso. Oggi c'è in maniera particolare la caratteristica, la prerogativa tipicamente divina, che è quella di essere, di avere e di dare la vita, quindi generare. E la prima cosa che Gesù fa, spiega, parte il fatto che se volessimo andare anche, permetterci di andare oltre ciò che Gesù ha detto, noi sappiamo che questa fecondità è già caratteristica della vita trinitaria. Nel credo noi chiediamo, affermiamo del Figlio, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, cioè le persone della Santissima Trinità sono tre, cioè c'è un principio attivo di vita che è alla sorgente, diciamo così, della vita trinitaria, già dentro Dio. Cioè il nostro Dio non è una monade, non sta da solo. Immaginiamo se Dio fosse solo, no? Come si manifestò nell'Antico Testamento e come pensano tuttora oggi l'altra religione monoteista, che è l'Islam, concepisce la divinità come un essere unico ed isolato. C'è lui solo e poi c'è la creazione, c'è il resto. Ecco, se le cose stessero così, non si potrebbe affermare che già dentro la divinità stessa c'è una vita in atto, c'è un principio generante in atto, non si potrebbe dire. Mentre invece il dogma della Santissima Trinità, che certamente è un mistero fondamentalmente insondabile, ecco, che forse potremmo contemplare e goderne senza rimanere abbagliati, senza forse, speriamo, quando staremo in paradiso. Però la cosa che certamente ci afferma e ci insegna è che c'è una fecondità intrinseca divina. Cioè quando Gesù dice sono la vita, è un'affermazione, come dire, dimostrata dalla struttura stessa, chiamiamola così, insomma, i nostri termini purtroppo sono tanto poveri, della Santissima Trinità. E siccome quando qualcuno fa qualcosa, genera qualcosa sempre di simile a lui, cioè lo fa al modo suo. Questo si vede per esempio nelle costruzioni, un architetto o un ingegnere, se uno vede 10 case progettate dallo stesso architetto o dallo stesso ingegnere, si vedrà, insomma, quelle case certamente non sono tutte quante uguali, quindi non sono riprodotte insieme, ma ci sono dei tratti stilistici che si facilmente riconoscono, no? E non è difficile fare un'analisi di questo genere. Pensiamo anche a un cantante,
i cantanti sono tutti diversi, ma se uno conosce bene un cantante o due o tre cantanti, basta che sente tre note e riconosce che questa è del cantante X, questa è del cantante Y, questa è del cantante Z, perché c'è uno stile. Quindi è chiaro che se Dio fa qualcosa, quindi che significa questo? Che questa sua virtus intrinseca di generare l'ha trasmessa nelle cose che ha creato. E questo proprio a livello ontologico, cioè Gesù dice, attenzione, che se il sole non fosse connesso con me, non potrebbe dare la luce. Questo ci fa molto comprendere, come dire, il rapporto necessario che tutte le cose create hanno con colui che le ha create. Noi sappiamo che c'è un atto creativo, c'è un atto continuo, che è la conservazione nell'essere. E c'è, come si può dire, un atto comunicativo continuo, nel senso che ciascuna creatura fa quello che fa, in particolare ha delle potenzialità generative per questa sua, per questo suo legame con il creatore. Il fiore genera l'altro fiore, il seme genera l'altro seme, l'uomo genera l'altro uomo, per questo che la Chiesa, per esempio, ha sempre difeso e sempre difenderà a spada tratta. E sempre ne parlerà positivamente la vita, il dono della vita. Per noi figli di Dio la vita è sempre un bene, un prezioso da cogliere anzitutto, da desiderare, da tutelare, da salvaguardare. Cioè tutto quello che la Chiesa insegna sulla contrarietà all'aborto, sulla contrarietà alla contraccezione, sulla contrarietà all'eutanasia, e a tutte quelle queste cose che in qualche modo minano l'integrità e la tutela doverosa della vita, di dove c'è dal suo inizio fino al compimento, sono ovvie conseguenze di questa, diciamo così, verità di base. Dove c'è la vita, c'è un'operazione, una presenza, tra virgolette, ecco, forte di colui che è la vita, quindi quello non si tocca. Ora, attenzione, quindi la vita di Dio è così, Dio è un atto generativo continuo, cioè in questo momento, cioè nel momento in cui io stiamo ascoltando questa meditazione, tanto che io sto parlando, non c'è nessunissimo dubbio che ci sia qualche essere vivente che stia nascendo, qualche fiore che stia bocciando, qualche concepimento che stia avvenendo nel grembo di qualche figlia o figlio di figlia soltanto, di Dio, non c'è nessunissimo dubbio. Quindi è un atto ininterrotto, cioè che Dio fa anche fuori di sé. Ma teniamo presente che la generazione eterna del Verbo dentro la Trinità è un atto ininterrotto che la Santissima Trinità compie. Non è che c'è stata una volta e poi è finita. Certo, questi sono misteri che trascendono la nostra conoscenza, ma su questo, insomma, i dottori e il Magistero autentico della Chiesa ha parlato molto, molto chiaramente, no? Allora, nella divina volontà, ecco il punto che a noi interessa e che a cui Gesù vuole portarci, ho fatto questi esempi per portarci a. Vivere nella divina volontà significa generare, significa partecipare in una maniera del tutto peculiare a questa potenza generativa di Dio. E che cosa si genera? Genera, dice Gesù, santità, luce e amore. E questa generazione di santità, luce e amore, per la potenza della divina volontà, si moltiplica in tutti e quindi genera in tutti santità, luce e amore. Il nostro amore, dice Gesù, vuole sprigionare dal nostro seno la nostra volontà per deporla nella creatura. Ma va cercando chi ne è disposta, chi la conosca ed apprezzi. E attenzione, genera in lei ciò che genera in noi. Bellissimo.
cioè santità, luce, amore. Cosa fanno le tre persone divine della Santissima Trinità? Per quanto non le possiamo sapere. Si amano infinitamente, si amano immensamente. Cosa è Dio? Come lo chiamiamo prima che il sacerdote cominci la preghiera eucaristica? Santo, santo, santo. Dio è luce, in lui non ci sono tenebre. Quindi queste che sono prerogative divine vengono generate dentro un'anima che accolga la divina volontà. E perché sia accolta, Gesù spiega, bisogna esserne disposti, bisogna conoscerla e bisogna apprezzarla. Questi sono gli step preliminari. Quindi la disposizione. Io sono disposto a cessare di stare al comando autonomo della mia esistenza e farmi guidare da un altro. C'è un bellissimo canto, si chiama Il figlio al prodigo, dice. E come posso naufragare? A un certo punto dice, se al timone ci sei tu, ma chi la guida, la barca della nostra vita? Chi guida? Guido io o faccio guidare a qualcun altro, no? Penso che tutti ricorderemo quando eravamo un pochino più giovani, almeno che abbiamo imparato a guidare, volevamo sempre guidare noi, no? Perché siamo più bravi degli altri e sono più sicuro se guido io che non se guida un altro, no? Nella Divina Volontà non si guida più, quindi nel senso c'è un abbandono. Questo bisogna viverlo nelle piccole, medie, grandi cose, gli inconvenienti della vita, i disagi della vita, le situazioni che il Signore ci mette davanti, no? Cioè c'è questa, come dire, docilità, c'è questa remissività di fondo, perché se tu vuoi dominare la tua vita, cioè vuoi governarla tu, vuoi fare quello che vuoi, forse anche la cosa più santa che esiste al mondo. Chiaro che se capita un intoppo, un imprevisto, un incidente, una perdita di tempo, una situazione improvvisa, ti agiti, a volte ti adiri, e fai di tutto per riprendere il controllo della situazione, e vedi soltanto quello che tu c'hai in testa, fosse anche la cosa più santa di questo mondo, e che tu vuoi fare. Ma se il timone ce l'ha qualcun altro, tu magari hai fatto un programma per la tua giornata, bellissimo, eh? Programma, faccio tante preghiere, faccio tante opere per la gloria di Dio, per carità. Parliamo di cose buone, ma poi nostro Signore ti mette davanti quella situazione, fa sorgere quell'imprevisto, si genera quell'intoppo, e che facciamo? Queste sono le classiche situazioni che ci fanno comprendere chi ci sta al timone. E se mi rendessi conto, insomma, che io sì, il timone lo voglio cedere, però ancora lo voglio, ce l'ho ancora di fatto, ancora un pochino in mano, nel senso che sì, mi rassegno in qualche modo, però comunque smanio, via via, tutto via. Questo stare completamente abbandonati a quello che Dio dispone, questo non significa chiaramente, io specifico sempre perché la debolezza umana è anche poi. Le tentazioni sataniche sono facili che facciano mal comprendere, stravolgendo il senso delle cose, no? Noi dobbiamo certamente governare la nostra esistenza, dobbiamo avere un ordine, dobbiamo avere un piano di vita, dobbiamo sapere quello che dobbiamo fare, se abbiamo un lavoro, se abbiamo dei doveri, questo è chiaro, questo qui, no? Però tutto questo va vissuto in quanto ordinaria espressione della volontà di Dio, e fermo restando che in qualunque momento nostro Signore, se vuole portarci ad altro, e facciamo altro. Io, per esempio, sono un prete, sono attualmente parroco, se il vescovo mi dà un altro incarico, mi sposta di parrocchia, mi fa fare un'altra cosa. Io sto nella divina volontà. Se appena una cosa del genere arriva, dico immediatamente fiat, senza che com'è la parrocchia, come non è la parrocchia, mi piace quest'altro incarico, non mi piace, zero. Nostro Signore mi fa capire che vuole che parto missionario, ne parlerò con le debite autorità, e se spalanca le porte, partirò missionario. Per dire, no?
ci deve essere questa disposizione di fondo. Ecco, poi certamente la divina volontà, questo Gesù lo dice tantissime volte, deve essere conosciuta e deve essere soprattutto apprezzata. Su questo dell'apprezzamento è un tema importante, perché ci sono tante grazie che invece sono disprezzate, ed anche Gesù stesso che è disprezzato. Basta ripensare alle cose che dice Santa Margherita Maria Lacock, no? Quando istituì la devozione al Sacro Cuore, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato il mondo, in cambio non riceve altro che ingratitudini, freddezze, indifferenze e disprezzi. Cioè, quando noi riceviamo una grazia, un dono di Dio, ordinario, corporale, materiale, morale, spirituale, o addirittura, beato a chi lo avesse ricevuto, straordinario, ma noi queste cose dobbiamo apprezzarle, eh? Dobbiamo ringraziare, dobbiamo lodare il Signore. Qualche domenica fa, la liturgia della Chiesa, siamo nell'anno C, ecco, per chi dovesse ascoltare questa meditazione lontano da questa data dell'anno liturgico, presentava quel passo dei 10 lebbrosi guariti, a che torna uno solo a dire grazie. E Gesù, molto delicatamente, ma anche decisamente, lo nota e dice: bene, tu sei tornato, sei pure un samaritano. E gli altri dove stanno? Oh, ma ti ho guarito dalla lebbra, non ti ho mica, come dire, offerto un caffè, ti ho guarito dalla lebbra. E non sei buono manco a tornare a dire grazie. Quindi, perché questa vita si generi in noi? Disposizioni reali, interiorizzazione, coscientizzazione, maturazione del fatto che se io faccio da testa mia, io combino solo guai, non ne caccio una giusta. Di questo dobbiamo essere fermamente convinti. Non è soltanto un modo di dire, come dire, un'operazione ascetica, non voglio fare più quello che dico io. Tu devi essere convinto, cioè, che è esattamente il contrario di quello che sembra, perché tutti quanti gli uomini pensano che se potessero fare tutto quello che gli pare sarebbe la massima felicità possibile e immaginabile. Diciamoci la verità, d'accordo? Se io potessi fare tutto quello che mi pare, senza vincoli, senza dover rispondere a nessuno, senza dover lavorare, cioè disponibilità assoluta di fare tutto quello che voglio. Proviamo a chiedere a qualcuno se non sarebbe contento, se fosse possibile al 100% una cosa del genere, e se non dici, ma se tu pensi che questa sia la felicità, vediamo se risponde di sì o di no. Tutti pensano, ma questo sarebbe la somma sciagura, non la felicità, la più grande disgrazia che possa succedere. E questo non va detto come una frase bella, che bella frase che ha detto, questa è una frase santa, insomma, no? Che bella esternazione che ha fatto. No, questo deve essere una convinzione profonda, interiore. E in tante circostanze di vita non serve piangersi addosso o piangere il latte versato, come si dice. Sì, per carità, ma ci sono dei pianti sterili che, dinanzi alla constatazione dei danni prodotti dall'umana volontà, uno si avvilisce e quindi fa un pianto, punto sterile, un pianto di avvilimento. Ma il pianto deve essere un pianto religioso, un pianto religioso nel senso di un pianto santo, il pianto della conversione, il pianto del pentimento. Cioè, se io ho visto che nella mia vita raccolgo macerie sullo tsunami devastante del fare le cose di testa mia, ma io devo smetterla. E vuol dire che uno poi piange e continua. Devo smetterla, devo piantarla, devo farla finita. D'accordo? Se ho fatto questa esperienza. E se non l'ho fatto, ne faremo un altro po'. Quindi, disposizione, conoscere e apprezzarla. Cioè, non dobbiamo, cioè, Gesù farà questo dono a chi non vede l'ora. E non vede l'ora, e poi quando nostro Signore ci mette alla prova, certamente le prove sono faticose. Non è che uno, cioè, quando gli vengono chiesti dei gesti o dei sacrifici, anche insomma impegnativi, dice: oh, che bello! No, soffre, d'accordo?
Ma anche Gesù soffriva quando doveva entrare in certe situazioni nella volontà del Padre. Chiediamolo alla Madonna quanto ha sofferto per entrare in tante situazioni nella volontà del Padre, no? Ecco, però ne vale la pena. Prosegue Gesù: la santità del mio volere esige, prima di essere deposta nell'anima, sia conosciuta, rincara la dose, amata e riverita. Amata e riverita, cioè io penso sempre alla Madonna, io la penso così. Se tu alla Madonna gli dicevi divina volontà, hai detto che hai visto che stanno quei film, no, in cui ci stanno le persone che perdono il senno e ci sta la parola magica per farle rientrare in sé, no? Boom, si accende, dice rientrano dal sonno ipnotico, insomma, ecco. Io non credo di essere riverente, ma penso alla Madonna come appena lei c'era soltanto il lontano sentore di volontà di Dio, non capiva più niente, in senso buono, ovviamente. Tanto era, come dire, la sua altissima considerazione e la sua fermissima risoluzione di non muoversi neanche di una virgola da questo. Ma questa è la cosa più intelligente, più sana, più giusta, più santa e più profittevole da farsi. Non è fare un favore al Padre Eterno questa cosa qui, dice, oh, dice, ma guarda, come sono bravo, certo che il Signore sarà con te, io rinuncio alla mia volontà, faccio sempre quello che dice Lui, quindi faccio chissà cosa per Lui. Questa è la più grossa scorbelleria, tu fai anche il più grosso regalo che possibile e immaginabile che potresti fare a te stesso, non a Lui. Per cui non c'ha bisogno di anime che vivono nella sua volontà, siamo noi che abbiamo bisogno di queste grandi grazie. Allora, però questo non accade se noi non ci applichiamo a conoscerla, ad amarla e a riverirla, quindi non soltanto apprezzarla, d'accordo, ma amarla e riverirla come il bene più prezioso in assoluto, che sia un onore immenso per noi fare la divina volontà, come dice Gesù, e vivere in essa. Deve essere la nostra massima aspirazione, non dobbiamo capire più niente, c'è la nostra preghiera, cioè quando diciamo il Padre nostro, ci dovrebbero venire la pelle d'oca quando arriviamo a venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra, ma dovrebbe proprio essere, anche se inevitabilmente capita a tutti questo qui, cioè quando diciamo il Padre nostro, purtroppo la memoria e il fatto che l'abbiamo detto centinaia, forse migliaia, speriamo decine di migliaia di volte, non ci aiuta, ecco, però almeno nel cuore, nell'intenzione, appena sento dire venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, no? Mi fa un sussulto di gioia, dice, ma magari fosse mo, ma magari, ecco. Quindi questo Gesù lo vede nel nostro cuore, eh? Non dobbiamo sempre dimenticare che davanti a Dio è tutto quanto nudo e palese, visibile, non c'è bisogno che si esterni in parole neanche mentali, d'accordo? Oltre che esternate, che Dio non c'ha bisogno che parliamo ad alta voce per sentirsi, ma Dio lo vede quello che c'è nel nostro cuore. Se tu proprio questo lo desideri, lo vuoi, e se c'è questa altissima riverenza per la divina volontà, cioè nelle cose che accadono, ti mette davanti in certe situazioni allucinanti, dove tutti gli esseri umani sbroccano, come si diceva quando ero giovane, insomma, no? Perdono la testa, cominciano a farsi mille domande, a chiedere mille perché, a dubitare dell'amore di Dio, ma ti pare che se Dio fosse buono mi metterebbe in questa situazione, eccetera, eccetera. Nelle medesime situazioni, noi no, riverenza, non so, dice, io bacio la terra, bacio la terra che è lo sgabello dei piedi di nostro Signore, perché mi ha messo in questa situazione, perché grazie, questo è sicuramente bene per me, ma questo dirlo in situazioni dolorosissime, proviamo insomma, speriamo di riuscirci tutti, ma non è una cosa da dare per scontata. Allora, quando la Divina Volontà ha trovato le dovute disposizioni, è stata conosciuta, cercata, apprezzata, amata e riverita, bene, a questo punto può svolgere in noi tutta la sua potenza. E sarà corteggiata dalle stesse grazie dell'Altissimo. Un'ultima cosa, nel nostro seno imparerai meglio i nostri modi,
e riceverai tutte le prerogative che convengono ai disegni che abbiamo formato su di te. A proposito di questi modi, i modi divini di agire. Allora, è chiaro che un figlio della divina volontà ha dei modi, ha degli stili divini in tutte le cose che fa. Noi sappiamo, no? Ci sono degli stili grezzi, proprio grossolani, rustici, ecco, che chiaramente sono scusabili e comprensibili in certe persone, in certi nostri fratelli e sorelle che vengono da certi ambienti, no? Ecco. Però lo diventano meno in altri contesti. Un figlio della divina volontà non è rozzo, grezzo. Poi ci sono dei modi molto molto terreni, molto molto umani, molto molto terra terra, ecco, carnali, li chiama San Paolo, di porsi e di fare. E poi ci sono dei modi divini, cioè un figlio della divina volontà deve ricalcare l'umanità di Gesù e di Maria. Anche nei minimi dettagli, come noi trattiamo le persone, come noi parliamo con le persone, come noi accogliamo le persone, come le facciamo sentire amate, apprezzate, non disprezzate, non giudicate, non sottovalutate, come le guardiamo, come ci comportiamo, come gli sorridiamo, il tono della voce con cui gli parliamo, il rispetto che sempre dobbiamo conservare nei loro confronti, no? Questi sono modi divini che anche dinanzi a provocazioni non cedono. Dice, ah, se si sono gentile e garbato con tutti, ma se uno è un cafone, beh, se tu sei un cafone mi vai ad alzare il sistema nervoso, ti becchi la risposta che ti meriti. No. Se tu sei un cafone, io continuerò ad essere gentile. Se tu insulti, io continuerò a benedirti, eccetera, eccetera, no? Quindi i modi divini che si imparano è stando nel suo seno. Che bella questa immagine. E anche questo deve essere oggetto delle nostre aspirazioni. Imparare nel seno di Dio ad avere i suoi stessi modi di essere, di fare, di agire, di parlare, di pensare. Bene, Santa Vergine Maria, ringraziamo il Signore anche per questa splendida meditazione di oggi. Ecco, affidiamo a te il nostro cammino, la grazia di essere sempre ben disposti, aperti, desiderosi di entrare in questo splendido mondo e di acquisire piano piano modi simili ai tuoi e a quelli di Gesù. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.